L'effetto è che ancora una volta lo Stato ha fallito, in particolar modo il presidente di NCD, il nostro ministro degli interni, ha fallito, perché un mese fa Alfano disse: in 24 ore libererò quella scogliera. È passato un mese e la gente è ancora lì. Quindi vuol dire che o ha preso in giro gli italiani dicendo che in 24 ore avrebbe liberato la scogliera, o sta prendendo in giro se stesso e di conseguenza dovrebbe andare a casa. Per quanto riguarda la questione umana, beh, io sono uno di quelli che dice che mi dispiace vedere persone che sono lì su una scogliera e stanno aspettando di poter transitare e andare dall'altra parte del confine. Penso anche una cosa, chiediamoci il perché sono lì. Sono lì semplicemente perché non si vogliono far identificare. O meglio, questo era il motivo per cui era iniziata quella protesta. Le forze dell'ordine italiane, lo Stato italiano, li voleva identificare per capire se avevano diritto o meno allo status di rifugiato. Loro non volevano farsi identificare perché sappiamo benissimo tutti che farsi identificare vuol dire non riuscire ad andare dall'altra parte. Perché dovrebbero, se si fanno identificare, dovrebbero richiedere lo status di rifugiato. Perfetto. In Italia, e quindi non potrebbero però raggiungere magari i parenti. Perfetto. O gli amici, quindi, che hanno non stanno in lì, altri paesi europei. Non stanno lì per un motivo... perché poverini, stanno lì perché sono loro che vogliono star lì. L'Italia è per dargli lo status di rifugiato, loro non lo vogliono.